giornata a tutti quanti. Grazie per aver aderito a questa iniziativa che il Comitato Antifascista e Antitranzista ha organizzato. Il scusa, tema ci sono alcuni posti qui, che ha visto però l'adesione di altre associazioni, la Caritas, Noi con voi, l'AMPI, e questa è la riprova che certi argomenti possono unire, possono essere dei terreni dove c'è del lavoro comune che si può fare. A prescindere, o meglio, proprio grazie al fatto che si proviene da esperienze diverse. Il Comitato Antifascista e Antirazzista nasce per contrastare questa logica, appunto, di cultura fascista che sta dilagando, per questa cultura xenofoba e razzista, e quindi si riferisce a un periodo storico ben preciso, quando questo contrasto al fascismo e al razzismo si è concretizzato, ha dato dei frutti, l'era della lotta partigiana. Un'era che ha visto attori diversi, provenienti da culture diverse, e quindi che avevano probabilmente un'idea di una società, ognuna per proprio conto, ma che proprio nel contrasto del fascismo hanno trovato un denominatore comune con cui confrontarsi, con cui lottare. E questa volta poi ha portato e ha generato quello che è il nostro punto di riferimento per oggi, la Carta Costituzionale. 75 persone si sono trovate a redigerla in una commissione un po' allargata, e all'interno c'erano un po' di tutti: comunisti, socialisti, ex popolari, giustizia e libertà, azionisti. Insomma, da quella carta costituzionale, quella carta fondamentale nostra, deriva proprio dalla ricchezza che una diversità che però aveva prodotto una lotta comune ha generato. E contrariamente ad altre nazioni come il Giappone o come la Germania Ovest, ha avuto la possibilità, proprio grazie anche alla lotta partigiana, di poter costruire autonomamente la propria carta costituzionale. Oggi quei principi e quei valori sono minacciati. Il primo elemento visibile è quello proprio di questa lotta, no? Dove si vedono e si vuole prima gli italiani, dimenticando quindi cosa sono gli italiani, cosa sono stati, ci sono stati anche degli emigrati. E da questa lotta, quindi recuperare la memoria, e quindi anche se poi non l'avete fatto, andate anche giù a vedere un po' la mostra che l'AMPI ha così particolarmente fatto, è molto bella, ci vuole anche un po' di tempo perché non solo vedere le immagini ma anche leggere. E allora abbiamo deciso di intraprendere un percorso. Questa è la seconda tappa di quel percorso. La prima l'abbiamo già fatta nel marzo del 2018 con l'uscita del primo decreto Salvini, poi diventato sostanzialmente legge.
E anche lì è stato un esperimento, ci sono trovate la SOMS e le stesse associazioni che sono presenti oggi avevano aderito. Perché la prima domanda era capire, volevamo capire di che cosa parlavamo. E quindi abbiamo fatto un'opera di servizio per informare le persone su che cosa erano questi decreti. Dal decreto 1 si è passato al decreto 2, che poi in realtà parliamo di decreti ma sono diventati leggi. E quindi anche oggi noi vogliamo capire. E per questo motivo abbiamo scelto il tema, un fulcro, che è la dignità della persona, l'inviolabilità della dignità della persona. Perché probabilmente questo è l'argomento dal quale poi viene declinata la scala valoriale, morale, ma anche sociale e legislativa. Quindi vogliamo da una parte declinare questa parola dignità dal punto di vista giuridico, da un punto di vista della dignità negata e quindi della realtà italiana, come laddove i posti, dove ci sono quei posti dove questa dignità è negata, perché dare il lavoro sottopagato o attraverso il caporalato è una forma di negazione della dignità. Capire dalle fonti dirette di chi ha fatto questo tipo di percorso in Africa per arrivare da noi, quali erano le aspettative, cosa realmente, no, ha subito, quali sono le cause anche africane che determinano, no, questa necessità della partenza, fino a comprendere anche dal punto di vista della scala valoriale quali sono gli elementi anche culturali, laici o religiosi, che devono spingerci a diciamo, muoverci per non solo poi capire e poi anche agire. E pertanto abbiamo qui un surpacco delle persone autorevoli. Abbiamo un rappresentante dell'ASI, che è l'associazione degli avvocati, che si occupa specificatamente degli studi giuridici per gli immigrati. Abbiamo una personalità, uno scrittore, che comunque di volta in volta li ripresenterò, che ha vissuto sulla sua pelle quello che è il percorso dall'Africa in Italia, e che ha gli strumenti e la capacità anche in termini politici di poter dirci qualcosa sul perché è partito, quali sono i problemi, quali sono le aspettative e, siccome è uno scrittore, anche quali sono i sogni. E poi vogliamo capire anche la nostra regione, no? come vengono questa dignità negata alle persone. Le persone nel momento in cui scopriamo che c'è anche nella nostra regione il caporalato, dove ci sono dei numeri, delle persone che vengono sfruttate la mattina alla sera, e dove ci sono però il contratto delle associazioni, che in realtà cercano di dare dignità alla persona, anche solo chiedendo chi sei, perché dopo lontani 3.000-4.000 chilometri dalla propria famiglia, del proprio territorio, non sai nulla, e trovare qualcuno che si interessa a te è già un atto di ripristino della dignità, se vogliamo. E c'è chi alza la voce, e chi alza la voce in altri modi, in tanti modi. Tra l'altro che abbiamo, lo diceva lui prima, un signore di punta, perché ultimamente è proprio di punta, no? Che conosciuto da tutti, immagino, o comunque poi quando sarà sotto lo presenteremo, che prende carta e penna, ma non solo per i valori cristiani, per i valori laici, per i valori umani, e quindi alza la voce e pone delle domande, dà anche delle risposte a chi, come certi politici, come Salvini, no, tira in campo, tira in ballo dei valori a scopo, valori cristiani, tra virgolette, per a scopi elettorali.
e quindi si tratterà anche di mettere i puntini sulle i su queste scuole. Ci siamo dati una tempistica, mi hanno dato una tempistica. E quindi adesso direi che possiamo cominciare con i nostri relatori. Cominciamo con l'avvocato Vitale, che è dell'associazione ASSI, che ci inquadrerà il problema di questi due decreti sicurezza, Salvini, che in realtà sono ormai delle leggi, proprio su quest'ottica, no? Della dignità negata, no? Anche dal punto di vista giuridico. Ci siamo dati indicativamente dei tempi, non ne sono a conoscenza. Poi, una volta passati tutti quanti, lasceremo un po' di spazio anche alle domande e al dibattito. Quindi cominciamo con... Grazie per l'invito e grazie per questa sala che tira un po' sul morale. Ogni tanto c'è bisogno. Sì, credo che lo spunto di partenza sia assolutamente condivisibile e fondamentale. Qualche decennio fa c'è stato un incontro di varie culture, di varie tradizioni, che qualcuno vorrebbe morte. Io credo che non siano assolutamente morte quelle culture, quelle tradizioni, tutte quelle che hanno partecipato sostanzialmente alla Costituente hanno bisogno ovviamente di un'evoluzione a questa distanza, però non sono assolutamente morte, perché quelle tradizioni hanno portato a una delle costituzioni, credo, più avanzate ancora adesso che ci siano. E da giurista sono il mio punto di riferimento quotidiano, cioè io sono abituato, i giudici spesso mi guardano male perché dicono vabbè, parliamo di quella roba, parliamo di diritti. Io credo che tutte le regole vadano poi confrontate con quella che è la legge fondamentale, quindi non credo io, credo la Costituzione, no? Non impone la Costituzione, però ogni tanto ce ne dimentichiamo, anche noi purtroppo. Ora, la questione della dignità della persona, dei diritti fondamentali, del rispetto per le vite umane. Ecco, devo dire che purtroppo in Italia, parlando prevalentemente di migranti, perché ormai il tema sembra essere ogni tanto solamente quello dei migranti, che consente peraltro, ma non tocca a me dirlo da giurista, di dimenticare altri temi che magari... è più scomodo, dei quali magari è più scomodo parlare. Questo tema ha vissuto delle fasi altalenanti, sempre nell'ottica emergenziale, secondo il nostro legislatore, come se non ci fossimo mai abituati all'idea che l'Italia è un paese di arrivo, volontario, non volontario, necessario o non necessario, comunque fa parte di un fenomeno strutturale delle migrazioni a livello planetario. Viene sempre affrontato con un'ottica emergenziale, dopo una stagione ad un certo punto in cui si è detto occupiamoci anche dei diritti di chi arriva, una delle grandi novità della fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, primissimo inizio degli anni 2000, era oltre a pensare a come arrivi e come ti mando via, vediamo come vivi. Quindi ad un certo punto si era parlato di assistenza sanitaria, di assistenza sociale, di una serie di diritti bene, male, regolamentati fino in fondo, non regolamentati abbastanza, comunque se ne ha parlato. Da anni ormai si parla solo di, appunto, di emergenza, di mandare via o di non far entrare queste persone, e quindi si arriva a questa folle stagione del contrasto agli sbarchi, della politica di porti chiusi. Intanto credo che ci sia un dato di fondo che debba sempre essere tenuto presente quando parliamo di questo fenomeno. Non ci sono canali di ingresso regolari. A fronte di un fenomeno strutturale della migrazione, l'Italia non ha un canale strutturale, un canale consolidato di ingresso. Questo perché ormai da anni sostanzialmente quello strumento totalmente inefficace che è previsto nella nostra normativa, cioè il decreto flussi, che insomma si baserebbe su un
fantasmagorico incontro planetario di domande e offerte di lavoro, per cui io a un certo punto chissà per quale motivo decido di assumere una persona che sta nel suo paese, ma era comunque un modo per fare, spesso per regolarizzare delle persone, o quantomeno per fare entrare delle persone con un visto, quindi da quel momento erano visibili, erano regolari, potevano vivere regolarmente in Italia, questa cosa non esiste più. E non è stata neanche da anni ormai sostituita da uno strumento che l'Italia aveva spesso usato in passato, quello della sanatoria. A fronte di una normativa totalmente inefficace a governare un fenomeno di questo genere, periodicamente dico, vabbè, facciamo, sistemiamo il sistemabile, quindi le persone che sono qua, che lavorano, che hanno un'opportunità, li mettiamo in regola. E quindi l'idea di tutte queste sanatorie è sempre stata li mettiamo in regola, adesso ricominciamo da capo, ma ad applicare rigidamente la legge, che continua a non funzionare, quindi continua in realtà ad aver bisogno di sanatorie. La sanatoria sono anni che non vengono fatte, quindi da anni non ci sono né sostanzialmente strumenti di ingresso regolare in Italia, né tantomeno strumenti di regolarizzazione in Italia. Quindi una volta che sono qua in Italia resto clandestino, non ho alternative. Quindi credo che la prima fugata che vada assolutamente combattuta, che vada contrastata, è quella del che spesso capita di sentire o di leggere, ma se uno è una brava persona che ha voglia di lavorare in Italia ci resta. Non è assolutamente vero, se uno è una brava persona e ha voglia di lavorare fa il clandestino perché non ha alternative. Ora, questo ovviamente ha portato non solo agli ingressi, agli sbarchi, perché gli sbarchi sono una parte degli ingressi. Ci sono gli ingressi via terra, ci sono gli ingressi regolari che poi diventano persone irregolari, magari entrate per turismo. Ci sono persone che sono qui magari da anni col permesso di soggiorno, che perdono il lavoro, non riescono ad avere un lavoro. Per un anno e mezzo restano disoccupati e a quel punto perdono anche il permesso di soggiorno. Ma io dico qua da 15 anni e non mi interessa. Non hai avuto la possibilità prima di fare quella che veniva chiamata la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno permanente, non hai fatto la cittadinanza, adesso non hai un reddito e quindi te ne torni a casa. Io ricordo una, lo cito sempre, forse qualcuno di voi l'avrà già sentito, chiedo scusa, se c'era l'altra volta forse l'avevo già citato, ma credo che sia un esempio paradigmatico. Una signora rom all'epoca, adesso non so neanche se c'è ancora, di 89 anni, che era credo 40 anni che viveva in Italia, a 89 anni si sono accorti che non aveva un reddito e quindi le hanno tolto il permesso di soggiorno. Mi ricordo era anche andato in questura a dire adesso cortesemente le date anche un'espulsione, perché o la portate avanti fino in fondo la legge. Abbiate il coraggio di dire questa signora è clandestina, va espulsa. Ma no, avvocato, ma lo sa che poi non le facciamo niente, la lasciamo in pace. La lasciate in pace da clandestina, la lasciate in pace senza un permesso, la lasciate in pace senza un medico di base, dovendo andare al pronto soccorso per qualunque cosa perché non ha alternative. Questo è il sistema assurdo che viene creato da determinate normative. E, ripeto, questo non è un problema di Salvini, diciamo, per personalizzare anche se non vi piace. Cosa succede? Su questo, che è in qualche modo un dato di fondo degli ultimi anni, che improvvisamente c'è un salto, un'accelerazione nel contrasto proprio a quella che viene definita migrazione forzata, cioè richiedenti asilo, il fenomeno delle richieste di asilo. Perché questo? Perché in assenza di altri canali di ingresso, il modo che si aveva e che si ha tutt'oggi, una volta entrati irregolarmente, per tentare di fare qualcosa e fare una domanda di asilo. In molti casi, perché vengo da un paese dove ci sono dei reali problemi, dove io effettivamente sono in pericolo, dove ci sono persecuzioni, dove ci sono guerre, anche paesi in cui la vita scorre a varie velocità, in Nigeria ci sono luoghi in cui ci sono quartieri, anche nella capitale, particolarmente ricchi, particolarmente benestanti, particolarmente ben messi, in cui una volta veniva chiamata la borghesia, medio alta che sia, vive normalmente. Ci sono enormi aree del paese in cui ci sono combattimenti, in cui ci sono morti, in cui ci sono persecuzioni, in cui ci sono fenomeni che ti costringono a scappare.
Ecco, a fronte di questo viene attaccato, in assenza di altri meccanismi, ad un certo punto si decide attacchiamo quello, quindi contrastiamo, devastiamo il sistema del diritto di asilo che faticosamente dall'inizio degli anni 2000 si era costruito, perché nonostante abbiamo la nostra Costituzione, appunto, un articolo 10 di terzo comma che è sempre stato particolarmente significativo nel riconoscere il diritto di asilo, sostanzialmente è dalle direttive europee che imponevano una normativa nazionale che il diritto di asilo come procedura ha cominciato ad esistere anche in Italia, parliamo dell'inizio degli anni 2000. Ecco, a fronte, per contrastare questo, si è iniziato qualche anno fa, anche qui prima di Salvini, a attaccare le procedure, a prevedere ad esempio che in una materia come questa, in cui si parla di diritti fondamentali, si parla di vita delle persone, si parla di torture, si è abrogato il grado di appello. Quindi se io prendo una multa perché ho messo la macchina in seconda fila, faccio ricorso in primo grado, se il giudice non mi dà ragione vado in appello, se l'appello non mi dà ragione vado in corte di Cassazione. Se io invece dico guarda che nel mio paese, se torno nel mio paese mi torturano, il giudice mi dà torto e vado solo in corte di Cassazione, perché non c'è bisogno di avere un grado in più. Peraltro è una questione tecnica, ma senza effetto sospensivo. Senza effetto sospensivo cosa significa? Il primo giudice mi dice no, non hai diritto ad essere protetto in Italia, non hai diritto a restare in Italia. Io faccio ricorso in Cassazione, nel frattempo posso essere tranquillamente e comodamente espulso nel mio paese. Se poi la Corte di Cassazione fra due anni dovesse dire effettivamente avevi ragione tu, c'era il pericolo che tu fossi torturato nel tuo paese se fossi ritornato, ecco, io magari sono già ritornato e quindi comodamente il mio paese ha ricominciato a torturarmi, mi ha arrestato o situazioni di questo genere, e beh, pazienza, dura lex sed lex, no? Diciamo in romano, forse questo è il principio. Mi viene sempre in mente, perché l'aveva seguito, diciamo, il mio maestro, il mio collega di studio, in parte, la vicenda di Ocalan, Abdullah Ocalan, qualcuno di voi se la ricorda, no? Ocalan è stato praticamente regalato dalle autorità italiane ai turchi, c'è dubbio, sono andati a prendere, sono in Italia, è la stessa cosa, e quando era già nella sua isoletta nel mare Egeo, in una cella solo per una persona, credo di 1 metro per 1, 2 metri per 2, qualcosa del genere, l'Italia gli ha riconosciuto il diritto di asilo, e lui continua ad avere il diritto di asilo in Italia, e questo è il bello. Lui è in carcere in Turchia, ma continua ad avere diritto di asilo in Italia con una bella sentenza che se potesse attaccarsela nella cella se l'attaccherebbe, ma non può perché non può, perché è vietato. Allora, questo è uno dei passaggi fondamentali, devo contare, in realtà mi sto rendendo conto, successivi sono stati intanto l'abrogazione, e questo invece sono gli ultimi decreti di sicurezza, l'abrogazione del permesso per motivi umanitari, che è devastante. E gli effetti devastanti li stiamo vedendo. Cosa significa? Io ho chiesto la protezione. Dicono che non ho diritto alla protezione, che non sono perseguitato, che non c'è la guerra nel mio paese, che non sono a rischio. Però in questi 2 o 3 anni che aspettavo una risposta, o sono persona particolarmente vulnerabile perché sono stato comunque durante il viaggio in Libia, sono una donna, sono stata violentata, sono vittima di tratta, ho vissuto determinate cose durante il viaggio prima di arrivare in Italia, oppure mentre ero in Italia ho cominciato a lavorare, ho seguito un percorso, ho imparato l'italiano, ho fatto tutto quello che potevo fare per inserirmi. Ecco, allora si diceva, beh, effettivamente è contrario al senso di umanità rimandarti nel tuo paese, dove comunque andresti incontro a una situazione non solo deteriore, ma tale che potremmo dire che è un trattamento inumano e degradante rimandarti nella condizione di partenza con tutto il percorso che hai dimostrato di poter fare in Italia, sto semplificando ovviamente. E allora ti diamo un permesso, una sorta di prova, ti diamo un permesso, hai un anno di tempo, vediamo che succede, 2 anni di tempo, vediamo che succede dopo 2 anni, eccetera. Ecco, questo no, non va bene, no, è scomparso. Ci sono dei meccanismi per cui chi ce l'aveva già lo può sostituire con qualcos'altro. Però il dato fondamentale è che con il primo decreto di sicurezza del precedente governo questo permesso di soggiorno è scomparso. E questo ha avuto effetti devastanti su chi era già in Italia con quel permesso, magari.
perché le finestre per poter dire resto in Italia regolarmente erano strettissime, continuano a essere strettissime, e quindi se sei disoccupato quando ti scade il permesso mi dispiace, ma purtroppo non puoi fare nulla. Ma soprattutto un effetto devastante per tutti quelli la cui domanda deve ancora essere esaminata o è stata esaminata dopo l'entrata in vigore del decreto, perché io ho visto decine di provvedimenti delle commissioni territoriali, che sono quelle che decidono, in cui c'era scritto: è assolutamente credibile quello che ci dice, è una persona altamente vulnerabile, ha un vissuto particolarmente traumatico, ma non ci sono i requisiti perché possa avere quella forma di protezione, è in assenza di permesso per motivi umanitari, mi dispiace, ma se ne deve andare. Questo è quello che scrivono le commissioni, come a dire: noi faremmo, ma purtroppo la legge ce lo vieta, ormai non possiamo più farlo. A questo si è accompagnato un attacco virulento al sistema di accoglienza, sistema di accoglienza che penso che molti sappiano, sempre marciato a velocità alterna, no? Varie velocità, per cui in alcuni posti funzionava bene, in alcuni posti funzionava male, ma in qualche modo si tentava di farlo funzionare, no? C'erano dei percorsi di inclusione, di inserimento. Anche questo basta, il richiedente asilo non deve stare nelle strutture in cui ci sono questi percorsi, ma, e vi leggo dalla prima, mi sembra che sia il decreto, sì, nuovo capitolato sulla gestione dei centri per richiedenti asilo, c'è proprio una frase che è semplificativa: ritenuto di dover assicurare ai richiedenti protezione internazionale servizi essenziali, riservando i percorsi di integrazione e di inclusione sociale ai titolari di protezione internazionale. Cosa significa? Finché non decidiamo, ancora grazie che ti do vitto alloggio, e ancora grazie perché non lo impone la direttiva comunitaria, non peraltro, fosse per me, no, ma dobbiamo farlo, quindi lo facciamo. Ma sicuramente altro no. I corsi di italiano no. Accompagnamento ai servizi, ne parlavamo prima. Se io dovessi andare in India piuttosto che in Madagascar, probabilmente non saprei come muovermi, non saprei dove andare se devo fare qualunque cosa. Ci vuole qualcuno che mi aiuti, che mi dica. Ecco, non vedo quale differenza debba avere una persona che arriva dal Congo piuttosto che dal Bangladesh rispetto a me. Io non sarei in grado lì, lui non è in grado lì, ma non perché è stupido, perché è abituato a stare sugli alberi come qualcuno pensa, ma perché sono sistemi diversi, ma perché non parla la nostra lingua, non la parla già.